Un giorno, una locomotiva che portava un bel trenino si spaventò per poche gocce di pioggia. Entrò di corsa in una galleria e disse chiaro e tondo di non avere nessuna intenzione di uscire di lì. Quella locomotiva si chiamava Henry. Il macchinista e il fuochista provarono a convincerla ad uscire, ma niente da fare, lei non si voleva muovere. «La pioggia potrebbe rovinare la mia bella vernice verde a strisce rosse», diceva. Il capotreno fischiò finché ebbe fiato nei polmoni e sventolò la bandierina finché ebbe forza nelle braccia, ma la locomotiva Henry se ne stava fissa nella galleria sbuffando. «Non ho intenzione di rovinare la mia bella vernice verde a strisce rosse per far piacere a voi!» Accorse perfino il signor Topham Hatt, il direttore delle ferrovie di Sodor, che tutti avevano soprannominato Pallone Gonfiato. «Adesso ti tiriamo fuori!» disse Pallone Gonfiato. Harry si limitò a sbuffare. Tutti si misero a tirare la locomotiva. Tutti tranne Pallone Gonfiato. «Non posso tirare, il dottore mi ha proibito di fare sforzi, mi fa male la schiena!» Ma niente, Henry restava immobile nella galleria. Allora provarono a spingere dall'altra parte. Pallone Gonfiato gridava: «Uno, due, tre, spingere!» Lui però non spingeva per niente. «Il mio dottore me lo ha proibito», ripeteva. Tutti quanti spingevano, 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 ma Henry restava immobile nella galleria. A un certo punto arrivò anche Thomas. Il capotreno sventolò la sua bandierina e la fermò. Tutti quanti stavano discutendo con Harry. «Guarda, ormai ha smesso di piovere», dicevano. «Sì, ma tra poco ricomincerà», replicava Harry. «E che cosa faccio io se mi si rovina la vernice verde a strisce rosse?» Thomas cominciò a spingere sbuffando e spinse e spinse con tutte le sue forze. Ma Henry restava immobile nella galleria. Alla fine, Pallone Gonfiato si arrese. «Porteremo via le carrozze e leveremo anche le rotaie», disse. «E ti lasceremo qui per sempre. Non uscirai mai più di qui!» Detto fatto, rimossero le rotaie e costruirono un muro all'imboccatura della galleria. Henry era in trappola. Tutto quello che poteva fare era stare a guardare i treni che sfrecciavano nella galleria accanto. Era molto triste. Ormai nessuno avrebbe mai più potuto ammirare la sua bella vernice verde a strisce rosse. Spesso vedeva passare le sue amiche locomotive Edward e Gordon. Edward le gridava «Ciuf, ciuf, ciao!» Gordon le gridava «Ciuf, ciuf, te la sei voluta!» Harry, sempre più triste, non aveva più vapore per rispondere. Ormai il suo fuoco era spento da un pezzo. La fuliggine e la polvere della galleria avevano rovinato la sua bella vernice verde a strisce rosse. Ma ormai non le importava più. Il suo unico sogno era quello di tornare a sfrecciare sulle rotaie portando un bel trenino.